che il babbo è andato alle 5 e mezzo a fare un po' di riprese all'alba molto belle e noi ci siamo svegliati tipo 2 ore dopo, si riparte per andare a Santa Fiora. Aria sosta Santa Fiora, tutto bello pieno, ci è toccato mettersi nel mezzo, gratuita, corrente elettrica, acqua, però posto zero. Infatti siamo piazzati così un po' nel mezzo, un po' troppa polvere secondo me. Ora tanto si mangia e poi si guarda, eh. Ma tutti si muoveranno, dicono, no? La cavalletta salta, quindi fa tutto. Questo è facile. Bird on a tree. Provare a cercarla. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. E poi ha lo stesso colore della squacquera. Capisce lo stesso effetto. Sta Sabrina con questo, non è stata Sabrina tutto. Dai, ma sposa, cosa fai? È buonissima. Davide, non c'è niente. Assolutamente niente, è fresco. Sometimes you need to go. Take a step back. To see the truth. You can tell Insomma, ti piace questo borghetto di Santa Fiore? Eh? Sì, mi piace molto. Beh, sono i miei posticini, angolini, angoletti, archi, archini. Archetti. Archetti. C'è un po' troppo sale, scendi. Per ora si scende. Peschiera, questa qua. Nella peschiera si raccolgono le acque sorgive della Fiora. In epoca medievale fu utilizzata per l'allevamento del pesce. Il giardino che la circonda è di origine rinascimentale. E il giardino della circonda su. Gli è bella assai. La peschiera sforzesca. Succede? Ce li ha comprati! Cosa? Ma perché ce li compra? Eravamo là per domani, noi dobbiamo fare tutto quello che ci dice. Mamma! Noi faremo tutto quello che ci dice domani per allora, voi avete vinto il Pokémon, i babbi hanno vinto l'amaro. Proprio in piazza Garibaldi, nella piazza
principale del paese. Abbiamo l'enoteca aldobrandesca. Cenobium imperiale, di Abbadia San Salvatore di Aurelio Visconti. Perfetto. Fatti in 5,50. Mamma mia. Il momento più importante. Cantina perfetta. Bella, bella, bello, bello. Posto veramente bello, bello, bello. Che odorino che c'è, ragazzi. Siamo rientrati quest'anno in Sicilia. Che viene con noi in camper? Che ha vinto? Ha vinto l'imperiale, veramente. Ok. Sì, l'imperiale over the top. Seguimento per la stagione. Grazie, ciao. Giovani. Lo sai dove si va stamani? Sì. Dove si va? Al museo dei minerali. Ti piace? Sì. Siete mai stati sul montagnato? No. Sì. No. Prima volta. Qua si scende in una ricostruzione di una miniera. Deposito esplosivi. Adesso scendiamo nella miniera. Carrello. Qua il martello pneumatico che veniva usato per forare e cercare il cinabro. Vedete? Martello pneumatico. C'è anche un po' di sonoro. Ve lo immaginate come lavoravano sti disgraziati? Poi ci si lamenta oggi. Questi sì che hanno lavori terribili. Andiamo su, va. Perché di qua ci passava il carrello, vedi? Quindi qua ci passavate a piedi. Venite qua nella miniera sotterranea. Eccolo qua, quello è il cinabro da cui si estrae il mercurio. Un sacco di altri è bellissimo questo. Tutte le varie attrezzature, lampade, maschere, caschi, respiratori. Cresocolla e l'auricalcite. Ma questo museo ti è piaciuto? Sì. Lo consiglieresti? Sì. Ah, perché a me piacciono i minerali. Fammi vedere cosa abbiamo preso, Lore. Il cinabro dell'Abbadia. Abbadia San Salvatore. Cinabro estratto qui sulla miafa. Si fanno i servizi? Non voglio bagnare sotto della porta. Ciao. Si va a casina a fare una bella? Una doccia carpiata. Santa Fiora si parte!